Ho voluto presentarlo io perché sono stato molto contento dell'arrivo di Girardino a Palermo e soprattutto della sua decisione di rimettersi in gioco in una città importante, in una squadra che io spero diventi importante con tanto entusiasmo. E allora oggi ho voluto presentarlo io per ringraziarlo di questo entusiasmo che per un ragazzo che non è più come calciatore ragazzo ma con una grande esperienza vuol dire che c'è lo spirito ancora del ventenne, per cui tanti auguri a lui per un grande campionato. Grazie. A Palermo e sono sicuro che lo farà. Ma no, non è questione, è una scelta politica che dopo tanti anni ho fatto perché io ho avuto il Toni che è arrivato a 27 anni, a Mauri che è arrivato a 27 anni, ho avuto tanti giovani, Cavani che è arrivato a 19 anni, Hernandez a 18 anni, Dybala a 18 anni, per cui abbiamo fatto delle scelte sempre molto basate sui giovani e quest'anno ho avuto la fortuna che si è presentata secondo me un'occasione perché l'obiettivo nostro non era all'inizio del mercato Gila ma è diventato poi quando abbiamo capito che c'era la possibilità di poterlo far giocare nel Palermo. Insomma, ecco. Io spero che lui chiuda la carriera nel Palermo e faccia quello che sta facendo Toni nel Verona dopo che faccia 5 anni. Un'occasione. Noi all'inizio del campionato eravamo andati decisi sul giocatore che gioca nella Spalmas, bravo. Era il nostro primo obiettivo, l'altro obiettivo era il giocatore che gioca nel Boca, al quale abbiamo mandato un'offerta, richiesta nuova, e poi siccome fino all'ultimo giorno abbiamo aspettato, non esagevamo, quando si è prospettata l'occasione del Gila abbiamo accantonato le altre e abbiamo preso un'occasione perché oggi mancano punte come Gila sul mercato, non ce n'è tante. Io spero che lui duri appunto tanto perché non ce n'è punti di questa qualità, non ce l'ha neanche la nazionale con questa qualità e per cui sono stato fortunato perché altrimenti avrei avuto qualche difficoltà.